parto dal presentare Bartolotta come uno dei paesi più belli della provincia di Bergamo. È a 50 km da Bergamo, Milano, Bergamo, San Pellegrino, Valtorta. Qui si arriva, si apre un mondo qui, con un sole splendido, con neve favolosa. Noi abbiamo una stazione sciistica, Valtorta, Piane di Bobbio, Barzio, quindi Lecco, a 1004-2000 metri di altitudine, con piste bellissime, particolarmente quelle sul versante di Valtorta. Sono piste anche impegnative, però dove possono, poi dopo c'è lo spazio per sciare per tutti, per i principianti, per i ragazzi, per le famiglie. Abbiamo un ostello nostro nelle vicinanze degli impianti dove ci si può alloggiare e divertire. La stazione complessivamente si presta per qualsiasi tipo di attività sciistica, dagli adulti, dai grandi sciatori, ai piccoli sciatori, ai bambini, alle famiglie. Ci sono gli spazi e le piste adatte per tutti. Abbiamo poi dopo museo, ecomuseo. Non è soltanto una sede museale, sono diverse sedi. La sede tradizionale, il mulino dislocato sul territorio, una segheria sul territorio, un altro mulino, una fucina. Quindi il paese quasi è un museo complessivamente, anche perché abbiamo la fortuna e la sfortuna che il nostro paese di circa 3.200 ettari ha 6 frazioni, tutte dislocate distanti 2 km, 1 km una dall'altra. E se sotto certi aspetti è un handicap per noi, perché la gestione poi dopo di tutto questo qui comporta una serie di spese, però allo stesso tempo uno che viene a Valtorta gli sembra di essere quasi in paradiso, nelle vicinanze del paradiso. E quindi siamo, io come sindaco sono entusiasta del mio paese. All'interno del museo, che è una sede del 1600, noi eravamo sotto Venezia e questa sede è rimasta, c'era la pretura. Poi è diventata una casa dei ricchi, e poi è diventata una casa dei poveri, poi stava, non dico crollando, ma quasi. L'abbiamo acquistata come comune, l'abbiamo ristrutturata mantenendo però le caratteristiche vecchie, e adesso all'interno ci sono, ricostruiamo gli ambienti di una volta. La cucina, la camera da letto, la sala, il corridoio. Quindi abbiamo anche tutte le attrezzature utilizzate non soltanto a Valtorta, nel settore agricolo di tutta la valle. Abbiamo recuperato tutti gli oggetti che hanno permesso alla nostra gente di vivere decorosamente. Lì a Valtorta ci sono diversi eventi, perché abbiamo la fortuna di avere anche dei operatori, degli amici che ci hanno da fare, quindi c'è uno scambio di vedute che permette a noi di avere al nostro interno durante l'anno diverse manifestazioni. Quella più importante e più grossa, che l'anno scorso abbiamo fatto il 50° delle Olimpiadi scolastiche. Penso che in Italia non ci sia manifestazione che durano per 50 anni senza interruzione. Abbiamo anche d'inverno alcune grosse manifestazioni. Il carnevale. Noi siamo ambrosiani e quindi quest'anno l'8 di marzo è il giorno del carnevale a Valtorta, che si abbina poi alla festa delle donne. Quando si viene a Valtorta si ha la possibilità sicuramente di mangiare bene,
sono dei piatti tradizionali, prodotti nostri, genuini. Abbiamo una grossa latteria sociale dove si producono dei formaggi favolosi. Sono dei prodotti DOC riconosciuti a livello europeo. E sicuramente quando succede di frequenti che vengono al torto a mangiare, poi se ne vanno male con una forma di formaggio, con uno stracchino, queste robe qui che sono sicuramente qualificanti. L'invito è: venite a Valtorta, mangerete bene, verrete trattate bene. Passare una giornata, una settimana o un weekend a Valtorta, tornerete a casa felici e contenti. E quindi questo è l'augurio e l'invito che faccio a tutti quanti.